È il peggiore degli scenari, quello a cui andiamo incontro, perché la crisi energetica già c'è. L'Arabia Saudita aveva avvisato Emerick con un taglio della produzione di 100.000 barili, lo ricorderai, circa 3 settimane fa, e avevamo detto in questa Sì, che era trasmissione. stato proprio un avviso, Era stato simbolico, avevamo detto è un taglio simbolico, ma attenzione perché è un taglio che è anche un avvertimento per dire guardate che noi cercheremo di fare i nostri interessi, stabilizzeremo i prezzi, perché i prezzi stavano andando giù. E questa è la situazione. Nella conferenza stampa la domanda della giornalista è stata: state mettendo a rischio il mercato energetico globale? La risposta dell'Emiro è stata: mi spieghi come lo stiamo mettendo a rischio? Il discorso è molto semplice, Emerick. Questo rischio per il mercato energetico globale risale almeno a 2 anni fa, e cioè da quando sono partite le politiche green, la cosiddetta transizione ecologica, che hanno a questo punto scoraggiato i produttori di petrolio e di altri carburanti fossili nel fare nuove esplorazioni, nuovi investimenti e creare nuovi giacimenti e scoprire nuovi giacimenti. Quindi la produzione è diminuita perché scoraggiata. A questo punto si è visto chiaramente che solo con l'elettrico non si va da nessuna parte e che i combustibili fossili servono. L'Arabia Saudita è un importante produttore, l'Arabia Saudita esporta 7 milioni di barili al giorno. Nel momento in cui si toccano questi equilibri, a livello globale se ne risente, non stiamo parlando del produttorino. Okay? E poi c'è tutta la questione delle sanzioni alla Russia e credo che da parte dell'OPEC questa sia stata una risposta anche alle sanzioni europee volute fortemente dagli americani. È uno scontro fra globalismo e multipolarismo. E attenzione perché si sta dando, credo, in una direzione abbastanza pericolosa. Credo che, insomma, anche gli Stati Uniti dovrebbero, cominciare a capire che dall'altra parte, ci sono potenze molto importanti, al di là della Russia, c'è la Cina, c'è l'India, e ci sono gli arabi che stanno cominciando a pensare a queste alleanze economiche perché i BRICS si stanno allargando. E non è detto a quel punto che l'Iran vada in quella direzione, cioè nella direzione di chi potrebbe togliergli l'embargo, ma al contrario potrebbe schierarsi. Non è solo fondamentali del petrolio e quindi domanda e offerta, ma è una questione politica ormai da tantissimi mesi. Questa è la mia No, opinione vabbè, e da troppi naturalmente. mesi è una questione politica, questo è evidente, quindi Ah, un'ultima il cosa, problema è Emerick. che globalismo, multipolarismo e noi siamo in mezzo Ah beh, stritolati. certamente, certamente anche perché, e lo sappiamo perché l'allarme è stato lanciato dalla fine del 2021, ma quando è cominciata la guerra, e quindi la cosiddetta emergenza energetica conclamata, nessuno ha mosso un dito.